Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con il biancherosso TB Sport. Vado lento oggi perché mi sento un po' in imbarazzo, perché poi Renato Ciardo, che è ospite dell'appuntamento odierno insieme a Raffaello Tullo, due quinti della Rimbambè, Buongiorno a tutti. mi Lo fa l'imitazione e quindi insomma mi ha devi messo un po' in spiazzare. soggezione, capito? Cioè adesso io non mi rendevo neanche conto di parlare così velocemente. Da quando mi fa l'imitazione devo andare lentamente, adagio. Sono qui perché si è aperta una parentesi che a mio avviso è storica anche per la nostra emittente, perché da ieri va in onda Rimba News su Telebari alle 21.05. Ho vissuto in teatro, al Teatro Forma, proprio l'attesa di questo evento, scandita addirittura da un conto alla rovescia. Devo fare i complimenti perché Grazie, grazie. l'avevo vista sul web, ma dal vivo fa comunque un effetto straordinario. Vabbè, la comicità dal vivo funziona È sempre una cosa meglio, è ovvio. pazzesca, peraltro con il coinvolgimento di tanti bambini, che è una cosa che non apprezzo. E allora facciamo così, proprio per... dovremmo parlare del Bari Ma che non oggi. apprezzi nel senso che non ti Non piace? apprezzo, non Ah, ok. apprezzo, non apprezzo. Allora, facciamo così, siccome tra poco andiamo sul Bari, altrimenti Raffaello Tullo si annoia, perché lui certo. invece al Io contrario di sarò... Renato Ciardo, Soprattutto, sennò... infatti, io sono tifosissimo del Bari dai tempi di Edi Bivi, Di Edi Bivi. quindi insomma Bivi, ho a cuore Bivi, Bivi. le sorti. E Quando il pubblico diceva Bivi, 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 lui calciava le punizioni e faceva gol, ti ricordi? segnava, certo. Edi Bivi. No, ma comunque pure io sono un tifosissimo del Bari dai tempi di Maiellaro. Mi stupito. Bravo, Maiellaro, giusto. ma che fine ha fatto Maiellaro? Maiellaro non è uscito dal mondo del calcio Si è perché aperto un una pizzeria. ristorante, Ah, ah. a Candelo a Lucera, nel Ho Foggiano, capito. ristorante di piatti tipici baresi. Giustamente, dove poteva aprirlo? A Esatto, Candela. di Candelo, giustamente. Allora, facciamo così, vediamoci un pezzo di Rimba News, ne vedremo un paio, credo, ma vediamo un pezzettino per capire cosa è accaduto ieri sera. Rimba News, Rimba News. Se delle notizie ci vuoi ridere su, allora segui Rimba News, dai quotidiani, dai quotidiani, dai telegiornali, telegiornali. Noi preferiamo le notizie in tempo surreale. Rimba News, Rimba News, Rimba News, Rimba News. Le notizie come le vuoi tu, sono solo in Rimba News. Avete sentito la notizia di quel biciclettaro? Etienne Godard voleva fare il giro del mondo con la bicicletta. Ci ha anche provato, nel senso che pensate, per 11 mesi e per 15.000 chilometri lui era riuscito ad andare in giro per il mondo in bicicletta. Poi, però, è arrivato in Italia a Castel Volturno, provincia di Caserta, e gli hanno fregato la bicicletta. Allora, noi abbiamo intercettato, pensate, una telecamera di videosorveglianza e abbiamo ricostruito la scena, abbiamo anche scoperto chi è il responsabile del furto di bicicletta. Vediamo le immagini. Ulala, ça c'est l'Italie, ça c'est l'Italie, je veux regarder la belle Italie, le bel... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça c'est ma cyclette! Qu'est-ce que tu fais? Tu es un italien qui ruba l'argent! Excusez-moi, non sono fatto apposta. Qu'est-ce que tu fais? Tu es italien, tu ne connais pas la civilisation. Tu ne peux rubare le choses à l'autre personne. Tu ne dois pas permettre de faire ça. Ça c'est ma bicyclette. Excusez-moi, que pour tout. Lasse la bicyclette sans catène. Tu ne peux pas faire comme ça. Je suis français, je connais la civilisation. Si chiama la polizia. Je chiamo la polizia maintenant. No. Fa vedere la faccia. Fa vedere la faccia a tutto il mondo. Zidane, non ti è venuto. Fa vedere la faccia a tutto il mondo. Fa vedere ta faccia a tutto il mondo. Non ti convene. Tu
tutte le persone sul mondo devono connettere chi tu sei, un ladro farabutto. Fai vedere la faccia, fai vedere la faccia. Chi sei? Ci metto la faccia, ci metto il cuore, ci metto il cuore. Vabbè, questa è una delle notizie rivisitate. Cinque imbecilli, guarda, io riguardo. Vi divertite anche a rivederli. Sì, vabbè. Sono delle trovate che sono proprio tipicamente rimbambenti. Stranamente, dire. Perché noi di solito non siamo abituati a fare TV, insomma. Però in questo caso diciamo che ci divertiamo. Sì, partire dalle notizie poi è sempre molto efficace perché hai la possibilità anche di creare delle piccole gag su dei fatti di cui tutta la gente parla. E quindi anche più facile, diciamo, inventarsele, ecco. Devo dire che Renato mi ha stupito ancora una volta perché dopo la citazione di Maiellaro ho sentito parlare di Zidane. Vabbè, giustamente, chi si dimenticato del tuzzo di Zidane, quindi andava detto, insomma. Andava detto. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta. Intanto c'è un amico, Dario, che vi chiede, vorrei chiedere a Rimbambenzi se in futuro vorrebbero fare anche dei film come ad esempio Ficarra e Picone. Beh, diciamo che al momento, in realtà noi fino a pochissimo tempo fa facevamo solo teatro, abbiamo fatto un po' di TV, abbiamo fatto Zelig Off, abbiamo fatto Band Resident in altri programmi anche importanti, però non siamo mai riusciti a trovare una nostra identità televisiva. Adesso ci stiamo provando con questo format, sperando che insomma cresca sempre meglio, che si riesca a fare sempre meglio e poi chissà, un domani può arrivare anche il cinema, perché no? Un po' come ha detto Maddalena Mazzitelli l'altro giorno in conferenza stampa, che di qua comunque sono partiti totietata, poi vabbè, hanno fatto quello che hanno fatto e stessa cosa succederà a noi, l'anno prossimo Rimba News lo faremo su Telenorba. Ma smetti, non lo puoi dire qui, questa sera. No, abbiamo appuntamento con i Montrone appena finiamo. Scusa Tambora, puoi dare la pausa pubblicitaria? Ci vediamo tra poco, insomma, vedi un po' tu. Tambora di ieri, praticamente. Sì. Dov'è? Oh, com'è? È uscito. Sì, sì. Eccoci insieme con i Bianchi e Rosso di Bisport, con Raffaello Tullo e Renato, che salutiamo. Renato Ciardo, due dei cinque della Rimbamberi, quelli hanno i nomi degli altri. Certo, Nicola Pignataro, Francesco Pagliarulo, Vittorio Bruno e Nicolò Pantaleo. Andiamo, telefonata, pronto? Pronto? Sì. Pronto, Enzo, ciao, sono il professor Ettore. Ciao Ettore, ciao. Senti Enzo, devo fare un'osservazione innanzitutto. Sì. Mercoledì mi hai lasciato al telefono. E non mi hai fatto intervenire, io ci tenevo a salutare Michele Farina perché sono stato il docente del figlio, specie sì. Gli ultimi anni. Sì. E quindi ho vissuto molto da vicino tutto il dramma di questo di Vincenzo. Sì. Quindi ti devo rimproverare amichevolmente. Fai bene a farlo. Dopodiché, no, salutando gli ospiti, volevo dire una cosa, siccome ho letto che probabilmente dovrebbe rientrare Capradossi, io vorrei suggerire a Grosso di dire a Capradossi di evitare di fare falli in aria o al limite dell'aria, perché vedendo la statistica del Bari noi abbiamo preso molti rigori contro per colpa di Capradossi. Va bene, ecco, grazie questo. Ettore, grazie per questa sottolineatura. Che ne pensi, Renato? Beh, è un errore che non deve fare. Ma diciamolo che Renato, dal punto di vista calcistico, è una capra d'ossi. Infatti non capisco il motivo per cui sto qui. No. Vabbè, sto qua chiaramente per la trasmissione che stiamo facendo, però... Sì, no, ci sono degli svarioni difensivi che bisognerà... cioè, il Bari ha un lavoro da fare, sistemare la difesa. Secondo me Grosso sta risolvendo questo problema con calma. E aver azzeccato Gionber, come lo chiamate? Gionber, perché ci sono delle scuole di pensiero. Gionber è una bella certezza. Secondo me...
altre 2 o 3 settimane e il Bari si blinda anche in difesa, anche perché c'è un nuovo acquisto. Diakité, che però Diakité potrà che sembra Diakité. Che sembra una bestemmia, ma in realtà è francese. Ah, Diakité. Diakité. Dalla Francia è venuto tu? Sì, non stava già in Italia perché giocava nella Terra. Ah, ho capito. Ha fatto poca strada. Allora, facciamo così, per farla sembrare veramente la trasmissione sportiva, direi alla regia di mandare in onda la conferenza stampa di Grosso prima della partenza sentiamo. Per Vercelli. Va bene, sentiamo cosa ha detto Grosso prima di partire per il Piemonte. Noi abbiamo voglia di dare continuità, di provare a fare bene nel lungo termine, sapendo che per fare bene alla distanza dobbiamo essere bravi a raccogliere, a fare passo dopo passo e andare avanti, senza provare a interrompere la nostra camminata. Ma sono convinto che giocheranno con tantissimo entusiasmo. Fare 10 gol in 2 partite non è facile per nessuno, quindi hanno grandissimi meriti. Sappiamo di incontrare una squadra che è in un momento di forma strepitoso, hanno tanto entusiasmo, hanno energia, hanno brio. Vogliono dare continuità ai loro risultati, però insomma credo che sappiano benissimo che incontreranno anche loro una squadra che ha la stessa voglia di fare i risultati. Sappiamo che abbiamo le possibilità per fare una grande partita e dobbiamo riuscirci a farla anche lontano dal nostro stadio. Che ne pensi? Io credo a te perché mi sembri... In effetti c'è ragione, insomma, quindi... Senti, a me Grosso piace, a me piace tanto Grosso. Beh, Grosso piace comunque. È il classico personaggio, anche i mondiali, no? Tu pensavi che il mondiale del 2006 sarebbe stato ricordato come il mondiale di Grosso, perché Grosso ha risolto quel mondiale procurandosi il rigore. Un po' l'eroe per caso, perché nessuno, insomma, no? È sempre lì, che non si fa notare, ma secondo me è l'uomo giusto per il Bari. A me piace tanto, io sono molto fiducioso. Quest'anno, secondo me, noi possiamo farcela. Ma. 0850199998 per le vostre telefonate in diretta. Intanto volevo... Io Enzo, scusami, volevo salutare, visto che lo segue, anzi visto che ti segue da anni, il mio zio Mimmo, che è fratello di mamma, il medio, il mezzano. Il mezzano. Ciao zio. No, ciao Mimmo, ciao. C'è una telefonata, pronto? Ciao, ti prego, Pasquale. Ciao Pasquale. Ciao a tutti. Ciao. Allora, intanto un saluto agli ospiti che allietano anche le mie giornate, nonostante sia lontanissimo da Bari. Casa mia, di più di tanto dedichiamo sempre con quel... Cerchiamo di capire se la Rimman Band verrà dalle tue parti. Tu stai dove? A Sant'Arcangelo? Dove stai? In Romagna stai, io non sbaglio? In Romagna, sì. In Romagna. Noi saremo a Modena il 9 e il 10 di dicembre. E poi veniamo anche a San Giovanni in Persiceto e a Bologna, quindi non ci scappi. Va bene, dovete uscire. Va bene. Ti aspettiamo. Anche perché qui in Romagna comunque la tua identità è esportata a tutto spiano, e qui comunque anche a casa le mie figlie sono cresciute con molta identità, quindi c'è sempre il piacere di poter far ascoltare quello, le nostre origini. Per quanto riguarda invece il discorso sportivo, volevo soltanto dire Enzo questo, che io penso e spero che sia vicino al momento di passare anche al 4-3-3, nel senso che quando riusciremo ad affiancare al buon Marrone un solo difensore marcatore, quindi dico Jomberg, su Capradossi anch'io ho moltissime perplessità, giochiamo con i due terzini, che Camozzi e Morleo in questo momento sono i due terzini che magari nella fase difensiva possono stringere, accorciare, e poi con i tre di centrocampo dinamici, con Petriccione soprattutto, possiamo permetterci di supportare i tre dell'attacco e garantire copertura in difesa. Quindi penso che siamo vicini alla quadratura del cerchio. Alla quadratura del cerchio, va bene. Sono molto d'accordo con l'amico. Un saluto a tutti e forza Bari. Ciao Pasquale. 0850199998 per le vostre telefonate in diretta. Intanto volevo condividere con voi la visione di questo video un po' particolare, quello che ha fatto un raccattapalle nella partita tra Costa Rica e Panama. Guardate quello che accade. Entra in scena il raccattapalle. Gioca praticamente con i suoi beniamini, vediamo l'azione. Eroe nazionale, strepitoso. La palla va fuori, guarda. Mentre quello va a raccogliere il pallone, arriva la catapalle, guardate. Guarda, si fionda sul pallone, guarda. Dai. Stupendo. Migliore in campo, in assoluto. Io avrei messo un fumetto. Sì, Su, avrei scritto, ma va
Perché molto il senso bello. È quello. Poi davvero, guarda, guarda, dopo, come si fionda sul pallone. Però sono curioso di capire che minuto fosse. E infatti, anch'io. Infatti. Perché se è l'89esimo è un eroe assoluto. Sì. Fine partita, sicuramente. È un eroe assoluto. Cioè, dalla serie, ma Wesson Day, ma pochi. Visto che non lo posso fare, pazmo. Allora, dobbiamo andare di nuovo in pausa pubblicitaria, poi abbiamo un altro pezzettino di Rimba News e ovviamente anche le vostre telefonate allo 080 501 9998, a tra poco. Eccoci insieme per la terza e ultima parte del Bianco e Rosso TV Sport. 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta telefonica, ma c'è un altro pezzo da Rimba News di ieri sera, ricordo ogni giovedì in diretta su Telebari alle 21.05, anche sui nostri social e sui vostri social, sulla pagina Facebook della Rimba Band, di certo. Band. Allora sì. Vediamo quest'altro pezzo, vorrei tanto rivedere il coreano, vediamo un po'. Noi siamo riusciti ad invitarlo e lui era di passaggio proprio da Bari e ha accettato l'invito, signori, adesso lo chiamiamo direttamente dalla Nord Corea, il personaggio più temibile del momento, Kim Jong-un! Buonasera! Ma che... Scusa. Ma lei va in giro con le bombe a prescindere, diciamo. Assolutamente sì. La smetta. Non può bombardare qui a Rimba News, siamo gente civile. Ci dica, lei intende davvero utilizzare, vogliamo saperlo tutti, intende davvero utilizzare le armi nucleari per distruggere l'umanità? Si è saputo che non parla inglese, sì. Ah. Mi scusi, dovevo farle io una domanda. Meno male che ho il copione, meraviglioso. Meno male che utile. Thank you for coming here in Rimba News. Thank you for coming here. Non ho cor che parli in inglese. Io ho fatto il servizio militare a Barletta. Ah, ok. Per questa cazzata io, insomma, per farle dire questo. Vabbè, comunque lei dice di voler... Comunque complimenti, bella trasmissione. Le piace? Complimenti per la trasmissione. Una vela bomba. Grazie. Grazie. Comunque lei intende davvero utilizzare queste armi di distruzione di massa? Assolutamente o è sì. Solo una strategia politica? Assolutamente sì, io sono convinto. Beh, la bomba è vita, la bomba, io devo bombardare tutto il mondo. Ah. Devo bombardare tutto il mondo. Quindi lei ha una passione per le bombe, diciamo. Appassionatissimo. Complimenti signore, belle bombe. Bomba! Bomba! Bomba. È un movimento sì. Che suoneria ha? Pronto, mamma? Ehi, hey, mamma, ciao, dimmi. Sì, sto qua, sto... Certo che ho mangiato, mamma, ho mangiato. Ho mangiato i bomboloni. Il temibilissimo Kim. Oh, scusa, ho mangiato i bomboloni, certo che ho bevuto, mamma. No, non vino, quando mai... Acqua atomica. Sì. Tu devi fare parte della nostra famiglia, assolutamente. Io non so fare, non posso bombardare. Se tu non fare parte della nostra famiglia, noi bombardare te, capito? Che sentiamo che cosa dovrei fare. Fare questa cosa con noi. Sentiamo, tieni sentiamo. Veramente fantastico questo siparietto. 080 501 9998, una telefonata, pronto? Pronto? Allora, la voce l'ho subito riconosciuta. Michele, non è uno scherzo. Ti ho fatto intervenire perché ho ospiti due tuoi amici, uno in particolare, insomma, è diventato il tuo gemello sportivo, insomma, mentre... No, sono io che sono un loro fan, infatti non mi sono... Assolutamente perso. Ma tu sei buone! Grandissimo Michele. E scusami se non ti ho risposto al telefono, ma puoi immaginare, ieri eravamo veramente incasinati. Però tu sei sempre un grandissimo signore.
No, ma che scherzi, no, assolutamente. Siete bravi, anzitutto. Voi siete barisi, e questa è una cosa per me straordinaria. Vabbè, grazie, è perfetto. Tengo molto, no? quando trovo delle possibilità che sono barisi, poi figurati. E poi siete degli amici, per cui ci sono tutte le condizioni perché io sia un vostro fan. Accanito, peraltro. Michele, quando vieni ospite in trasmissione? Com'è? Non ho capito. Quando vieni ospite in trasmissione? Al Teatro Forma, Quando voi mi invitate, io di solito, dicevo a mio padre, quando da una parte non sei invitato, come un ciuccio sei trattato. Io quando avevo invitato vado. No, io ti avevo già promesso che ti avremmo invitato in trasmissione e dobbiamo anche inventarci un siparietto divertente, rimbambendo Michele Salomone, tipo Michele Salomone che fa una radio cronaca di qualcosa che facciamo. Oppure sarebbe bello fare, averli insieme, Michele e Enzo Tambor. Enzo che fa l'imitazione di Salomone, Salomone che fa l'imitazione di Tambor. Buona idea. Tutto il Bari nella metà campo della Provercelli. A proposito, scusami Michele, per condicio, siccome Renato Ciardo ha fatto la mia imitazione, prego. Senti, invece io mi sono tolto una soddisfazione perché... Aspetta Michele, perché Raffaello fa la tua imitazione, imitazione. Attenzione, tutto il Bari nella metà campo della Provercelli, sulla fascia, scatta Capradossi, la mette al centro, gol! Fuori, scusate. Io mi ricordo, Michele, una tua radiocronaca, Roma-Bari, perdevamo 2-1, ero piccolissimo, e mi ricordo, al 90esimo, non mi ricordo chi, tu sbagliasti, avesti una piccola svista e esultasti al gol quando in realtà la palla era uscita. E quindi mi ricordo questa cosa come fosse ieri, questa mia esultanza poi abortita dal... No, era fuori! Me ne sono capitate tante, capirai. Lo so, per questo sei diventato Salomone. No, ma dicevo che io mi sono incontrato tuo padre, a un certo punto ho detto, ah, tu sei il papà di Renato Ciardo. Mi ha guardato, devo fare, mi voleva fulminare in quel momento. E poi l'ho presentato alla presso di colui, è il papà di Renato Ciardo. A posto. Si è incazzato con me. Bella sua risata, studia. Allora, che altre domande? Vabbè, fare basta. Michele, chiaramente ti aspettiamo al Forma, andiamo insieme sul palco, certo, giusto? Bravo, certo, sul palco. Seduti sul palco, che bello, seduti sul palco. Beh, come stanno, come i bambini. Sui giornali, perché noi abbiamo predisposto queste sedute fatte da giornali, sì, quindi tutti i giornali che la Gazzetta del Mezzogiorno non vende ce le ha dati e abbiamo creato appunto queste sedute. Infatti ci sono molti più giornali sul palco del Forma di quelli che nella casa delle persone. Esatto. Sarà contenta la Gazzetta del Mezzogiorno, c'è infatti un amico in più, a la voglia. Gazzetta, va bene, scherzo. Oh, mi avete fatto vivere 5 minuti, io sono appena arrivato all'aeroporto di Bergamo, sì. Appena sceso ho ricevuto questa telefonata, voi immaginate che bel soggiorno sarà qui, speriamo in modo totale, fino a domani sera, fino al rientro, speriamo che ci sia. Speriamo di portare a casa i 3 punti, Michè, speriamo, che cavolo, perché se il Bari si sblocca fuori casa è fatta. Bravo. Ma vedi, ho scritto poco fa su Facebook, anzi prima di partire, ho scritto che tutto sommato anche i grandi numeri sono dalla parte del Bari, perché in Serie B vincere 3 partite consecutive, come dovrebbe fare in teoria, la Provercelli non è facile, e perderne 4 consecutive esterne, come potrebbe accadere al Bari, anche quello è una cosa molto difficile. Quindi i grandi numeri secondo me sono da far destra, a volte ci viene fuori un bel risultato positivo. E non diciamo di più. Grazie a Michele Salomone, un abbraccio Michele, ciao, buon Michele. Lavoro. Ciao Michele! Grazie, ciao. Allora, continuiamo con le telefonate 080 501 9998 per i vostri messaggi in diretta. Dice Michele, c'è il tabù del campo in erba sintetica, perché sembra che sia, come dire, il Bari l'ha fatto diventare un altro sport. In verità, dappertutto si gioca sull'erba sintetica. L'anno scorso è diventata una barzelletta. Una barzelletta. Anche perché perdevamo comunque sul campo sintetico, ma anche sul campo normale. L'anno scorso è stato veramente il girone di ritorno. Da Benevento in poi me lo ricordo come un incubo. Quest'anno speriamo di non avere alibi, speriamo di invertire questa tendenza, speriamo di cominciare a portare qualche punto anche fuori, lontani dal San Nicola, perché secondo me se si sblocca fuori casa anche psicologicamente questo Bari può dare grandi soddisfazioni. C'è una telefonata, pronto?
Pronto? Sì. Pronto? Eccoci qua. Ma non funziona. Oh. Ma da dove chiamano questi? Che telefono? Dallo Zaire. Dalla Corea del Nord. Pronto? Siamo noi, ci stiamo autochiamando. Certo, mi sa che ho lasciato il telefono acceso. Sì, pronto? Ah, grazie, è stato veramente una bella telefonata, una bella esperienza. Grazie per i consigli. Senti, so che volevi Cristian negli ultimi minuti della tradizione. Sì, volevo Cristian, visto che stiamo in due. Dai, fare forza Cristian. Cristian, vieni, dai. Entra anche Cristian, entra Cristian anche siciliano. Anche se sei senza calze, però sei benvenuto. 085 Ah, ma sei trendy, trendy a manetta. Sì, ho fatto trend, ma ho fatto trendune senza calze. 085 01 9998, è la prima volta, peraltro, che siamo uno accanto all'altro, versione Guastella siciliano, in ritiro, li hai visti, erano attaccati praticamente, non poteva, se uno voleva fare la pipì non poteva andare perché erano attaccati dal praticamente dal tutta Telebari nella metà campo di Tamborra stiamo. Esatto. Allora, c'è una telefonata? No. No, adesso. Sì, sì. Ah, sì, okay, sì, okay. Sì. Quello di prima, Pronto? Chi è? No. Senti, io sono Sandro Daniele da Bari. E pazienza. Ciao. Vedi che io leggendo sulla Gazzetta sia di ieri che di oggi di ATD dici che c'ha 30 anni, ma come può avere uno 30 anni? Ha fatto 7 anni, ha giocato nella Lazio, poi ha giocato nel Cagliari, ha giocato nella Fiorentina, ha giocato nel Pescara. E quella quando cacchio ha iniziato a giocare? Si è accisa. Ho ragione o ho torto? Può essere che abbia giocato un anno con due squadre diverse, quindi già cominciano a diventare un po' meno gli anni, no? Ha cominciato in una squadra, a gennaio è passato nell'altra, però... Un nuovo caso Minala, dai. Questo è di Akite, guarda. Op. È lui. Va bene, è lui, di Akite, va bene. Comunque basta andare su Google e digitare la data di nascita e capire se ha veramente 30 anni o no. Non ma è... il signore che ha chiamato prima non pensa che sia così Google. Dalla voce mi sa che... Non tanto. Va bene, 085 01 9998 per le vostre telefonate in diretta. E fate intervenire tutti nei tuoi sketch, tranne Cristian Siciliani. Mi c'è rimasto un po' male. No, Cristian è un ragazzo così puro, così simpatico, che non ha bisogno di essere preso per i fondelli, insomma. E invece lui, che è uno stronzo. No, Enzo, sappiamo che la storia del giornalismo barese, insomma. Sportivo, perché di spettacolo non capisco un calcio. Cioè, infatti vengo a vedere i vostri spettacoli. Un po' come me, che di calcio purtroppo non capisco. Ah, chiusura tra un minuto. Tra un minuto, sì. E mo ci manfa, facciamo un burraco. Un burraco, infatti. Vabbè, e sta storia delle calze di Cristian? Vedi, per esempio, Cristian Siciliani. Non le uso, non le porto. Non le porti, neanche porto. D'inverno. Sì. A gennaio, niente, marzo, niente. Vabbè, ma non le usi per moda o perché ti danno fastidio? Interesserà moltissimo. È bello perché lui ride, dettagli, no? Questo è il bianco rosso di Bisporto. Ride sempre, Cristian, anche se gli muore un parente. Ride, ricendente. No, ce ne fossero persone così divertenti, insomma, cioè divertenti, simpatiche. Vabbè. Noi ricordiamo l'appuntamento con Rimba News giovedì prossimo alle 21.05 in diretta su Telebari. Voi direte perché alle 21.05? Perché dobbiamo sgabuare con le TG e preparare l'altro studio. Non è casuale. Dare il tempo alla Bucci di venire giù in teatro, insomma. Solo per quello dobbiamo fare. Hai fatto una distinzione l'altra volta tra la Bucci e la Russo, vuoi ripeterla anche? Alessandra Bucci e la Fifi di Telebari, cioè, sei quella che si veste un po' più in maniera curata, diciamo, curata, ricercata, sì. Un po' più trendy anche lei. No? Sì, anche lei è molto trendy, da quattro almeno. invece la Russo, Serena Russo. La Serena Russo è un po' più casual. E social. Il show, sarà Barbara, contenta, show. Casual vuoi dire? No, show, proprio show. Cioè, una definizione per Cirillo, per Barbara. Cioè, tipo, se la mamma dovesse dire, Serena, anziché metterti quella gonna, mettiti quella. No, ma frega a me, da che? Quella è la show. Quella è la show. E Barbara Cirillo, visto che non l'hai... Barbara Cirillo è una via di mezzo, nel senso che si mette la gonna di Alessandra Bucci e le scarpe di Serena. È carina sta cosa. E la camicia di Maddalena Mazzitelli. Vabbè, comunque scherzo.
Beh, cioè, perché questo è pesante. Mi permette... Dire scherzo su una cosa del genere, sì, vuol dire che c'è un po' un fondo di verità. Normale, ci credi. Va bene, grazie alla Rimbambente, davvero a voi. Felici. Saluto Orfeo, uh-huh, Mazzitelli, che io ho soprannominato ieri sera Morfeo. Perché? Io ho visto che sei sempre taxi. Scherzo, Morfeo. Grazie a Rimbambente, grazie a voi. Noi domani, sì, voi domani con 91esimo minuto. Buon fine settimana, ciao.